Domenica riaprono i castelli Tapparelli d'Azeglio di Lagnasco. A partire dalle 14.30 i gruppi storici del Saluzzese accompagneranno i visitatori nei saloni affrescati e nella loggia delle grottesche. Le guide racconteranno i segreti dei tre manieri, quello di Levante, di Mezzo e di Ponente. Compongono la struttura architettonica un insieme di elementi decorativi ed artistici che spaziano dall'11 al XIX secolo. All'interno si evidenziano i caratteri tipici delle dimore patrizie, affreschi rinascimentali ispirati alla mitologia classica, misteriose grottesche di ispirazione nordica celebrano la grandezza dei committenti. La visita si snoda tra elementi medievali che si trovano nel castello di Levante e nel Salone degli Scudi, una raccolta di blasoni araldici della metà del 400, illustra le famiglie nobili del patriziato subalpino. Elementi cinquecenteschi del castello di Ponente arricchiscono le scale e i saloni, quali le sale delle dame e quello della giustizia, utilizzato come tribunale dal proprietario. Ambienti meno aulici, come le cantine, si presentano anch'essi decorati, con motti in latino che esaltano i pregi di questo nettare degli dei, il vino. Lo scorso anno i castelli sono stati visitati da più di 5.000 persone, con un incremento del 40% da quando sono diventati di proprietà del comune. I castelli sono visitabili tutte le domeniche, a partire dal 4 marzo fino al 25 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto 3.